Fallisce il colpo in via Roma, le due tabaccaie reagiscono al rapinatore, lui ne ferisce una, non abbiamo avuto paura. Ecco il direttivo, il nuovo presidente di Confindustria, Cesare Zippilli, svela le strategie, Camera di Commercio unica. La polemica, niente fondi per il Teatro Romano, il Partito Democratico, ma il Comune non ha mai presentato il progetto. Ambiente, la Regione organizza una task force per incendi e inquinamento fiumi. Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Teleponte in questa prima edizione che si apre con la cronaca, la drammatica cronaca di un colpo fallito ieri sera, nella tarda serata in via Roma a Teramo. Ed è stato viva impressione appunto nel quartiere della stazione il tentativo di rapina a rivendita di tabacchi gestita dall'ex parlamentare Serafino Pulcini. La moglie e una dipendente con la loro reazione hanno messo in fuga il giovane rapinatore incappucciato e armato di pugnale. Una delle donne è stata ferita seriamente ad un braccio nelle concitate fasi. Seguiamo il servizio e l'intervista. Sono serrate le indagini sul colpo fallito ieri sera nella tabaccheria di via Roma all'angolo con via Michele Cesi a Teramo. Il rapinatore, giovane di età e molto probabilmente della zona, ha minacciato con un pugnale le due donne che erano all'interno dell'esercizio, ferendo la commessa ad un braccio dopo essere stato sorpreso dalla loro reazione. La titolare, Giuliana Torrieri, che gestisce la rivendita assieme al marito, l'ex deputato Serafino Pulcini, ha colpito più volte il rapinatore con una scopa, mettendolo in fuga. Ti trovi un ragazzo con il passamontagna e con un pugnale in mano, insomma, la reazione è stata quella di reagire, perché queste cose non devono succedere, assolutamente, a nessuno. Lui non ha parlato mai, ha detto solamente due cose, i soldi, e infieriva verso di me dicendo ti ammazzo, io aspettavo ma poi è scappato, ha avuto paura probabilmente, che non si aspettava che comunque due donne lo potessero mettere in fuga. Spero che non accada più e se accadrà prenderemo le dovute precauzioni. La signora come sta? La signora è stata operata questa notte, ha avuto un bel taglio. Pulcini elogia l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine, ma accusa il legislatore di non proteggere a sufficienza il cittadino e l'onesto commerciante. Ma loro hanno reagito, secondo me, per difendere la dignità del proprio lavoro, perché qui i soldi della tabaccheria non sono nostri, sono dello Stato prevalentemente, sono soldi dei gestori dell'Enel e così via. Non è questa una lamentela, però questo Stato non difende noi, ma spesso difende chi ci aggredisce. In zona ci sono molte telecamere e probabilmente alcune di queste hanno catturato le immagini del rapinatore, che era incappucciato con un passamontagna ed è uscito in strada, impugnando ancora il pugnale, che al momento non è stato trovato. Su questi dettagli lavorano gli uomini del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Teramo, diretti dal maggiore Rizzero Asci. Se il giovane aveva la necessità di coprirsi il volto, significa che non può essere molto lontano. È stato chiuso per oltre un'ora il tratto dell'autostrada 24 Roma-Teramo tra i caselli di San Gabriele Colledara e Teramo per un incidente avvenuto poco prima della galleria Colledara, oggi alle 10. L'auto, la vedete nelle immagini, una BMW condotta da un 47enne romano, dopo aver tamponato un tir si è ribaltata più volte finendo distrutta all'interno del tunnel. Il conducente incastrato tra le lamiere è stato estratto dai vigili del fuoco di Teramo e soccorso dal personale sanitario del 118 di Teramo. È stato trasferito a Mazzini in gravissime condizioni per una sospetta lesione midollare all'altezza della colonna cervicale. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e personale di strada dei parchi. Animali maltrattati e costretti a vivere tra gli escrementi in spazi ridotti, locali di deposito del latte crudo con muffe, infiltrazioni, umidità e ragnatele, aree per lo stoccaggio dei mangimi prive dei requisiti igienici. Veri e propri allevamenti lager, quelli scoperti in Abruzzo dai carabinieri dei NAS di Pescara che hanno ispezionato in tutta la regione 24 strutture per l'allevamento di bovini da latte. Le criticità principali sono state riscontrate nell'Aquilano e nel Teramano. Significativo il bilancio dei controlli condotti con il supporto dei servizi veterinari delle AS. Due persone denunciate per concorso in maltrattamento di animali, sei segnalate alle autorità sanitarie ed amministrative per violazione in tema di igiene in allevamenti, sale di mungitura e depositi, 110 bovini sottoposti a vincolo sanitario per carenze in materia di identificazioni e marche auricolari,
24 altri bovini sottoposti a sequestro penale per maltrattamenti, 220 quintali di mangime sottoposti a vincolo sanitario per 5 aziende agricole, divieto di uso dei locali privi di requisiti igienici. Nel totale sono state contestate violazioni amministrative per oltre 30.000 euro. Presentato oggi il nuovo assetto di Confindustria Teramo, il presidente è Cesare Zippilli, i suoi vice sono Agostino Ballone e Massimiliano Bolognesi. È stata anche l'occasione per fare il punto sulle nuove strategie. Il servizio. Inizia una nuova era per Confindustria Teramo con il nuovo presidente Zippilli, che probabilmente avrà tante idee in cantiere da mettere in atto. Una nuova era in continuità, nel senso che io all'interno del sistema ero già presente e andremo anche in continuità con il lavoro svolto dal presidente Cordiva. Una nuova era mi dava una grossa responsabilità. Ovviamente nuove idee, perché quando si inizia una nuova sfida bisogna mettere anche quelle che sono un po' il background personale. Io metterò il mio. Qual è il vero compito di un presidente di Confindustria, soprattutto in questo periodo? Bella domanda, anche difficile come da cui rispondere. Intanto fare il capo del sindacato delle imprese in un momento difficile per l'economia e quindi è un grosso compito. Diciamo che sopra le spalle mi sento la responsabilità di un momento particolare e quindi dobbiamo stare più di prima a fianco alle imprese con nuovi servizi, migliori servizi, ma soprattutto nello stimolo a fare, perché per far ripartire l'economia bisogna sollecitare il manifatturiero, che è l'unica cosa che può far ripartire l'economia della provincia. Lei giustamente era già all'interno del CDA, quindi conosce molto bene la realtà dell'industria in provincia di Teramo. A suo parere ci sono segnali di ripresa, insomma si può essere un po' ottimisti. Bisogna esserlo sempre ottimisti, altrimenti voglio dire, il bicchiere va visto sempre mezzo pieno. Le aziende che esportano, che hanno fatto innovazione, che investono, hanno crescite, hanno un picco di crescita come numeri. Le aziende che questo non l'hanno fatto, ovviamente sono ancora in posizione più arretrata. Quindi questo è il messaggio che noi dobbiamo inviare: fare innovazione, fare ricerca, investire. È il momento in cui gli imprenditori devono mettere all'interno dell'azienda, come hanno fatto sempre per la realtà, tutta la forza economica che hanno, perché tocca a noi farla ripartire l'economia. Ovviamente in uno spirito di piena collaborazione con le maestranze, perché poi le aziende fatte di imprenditori, ma è fatta anche di chi ci lavora. Il Comune non ha mai presentato il progetto di recupero funzionale del Teatro Romano, per questo il Ministero non lo ha finanziato. Lo dice il consigliere comunale del Partito Democratico, Flavio Bartolini, che accusa il sindaco di mentire su questo argomento. Ascoltiamo. Il sindaco di Teramo Brucchi se l'è presa con il ministro, con il governo, per non aver finanziato il progetto di recupero del Teatro Romano. Per il PD le cose non stanno così, perché? Allora, noi siamo stufi delle omissioni che fa il sindaco Brucchi e tutta la sua amministrazione. Omettono sempre la verità. Basta. Hanno messo la verità sul terremoto, hanno messo la verità sulla donazione degli organi, hanno messo la verità sul Team. Adesso omettono la verità sul Teatro Romano. Loro non hanno presentato un progetto. Quindi l'architetto Finarelli, sul giornale dell'arte, ha dichiarato Chi è pubblicamente l'architetto Finarelli? della sovrintendenza, responsabile della sovrintendenza ora alla Regione Abruzzo. Ha dichiarato sul giornale dell'arte, giornale nazionale, che Teramo non ha presentato il progetto. Quindi quello che dice Brucchi sono solo chiacchiere di cui noi siamo stufi. Quindi lei dice che è per questo che non è stato finanziato? Per questo il governo Renzi finanzia dichiaratamente i progetti cantierabili, o almeno uno straccio di progetto. Non si possono chiedere soldi senza avere un progetto. Che fanno? Non hanno i soldi così. E quindi a quel punto era chiaro, era già chiaro a tutti che non sta mettendo semplicemente le mani avanti, era chiaro. Cosa chiedete? Noi chiediamo di riprendere in mano tutto e fare un progetto. Poi allora sì, col progetto in mano possiamo tutti andare da Franceschini. Lui dice andate dal ministro della cultura perché è un vostro ministro, ci dovete andare anche voi. Noi siamo i primi, siamo già andati. Ci è andato già Alberto Merelangelo, si è portato anche Brucchi e abbiamo già chiesto. Però ci vuole il progetto. Se loro dormono, l'assessore Cozzi dice abbiamo la commissione che si occupa del Teatro Romano. Noi abbiamo chiesto una commissione dove ci siano esperti amministrativi, esperti dell'arte per seguire e risolvere questo progetto. Già ci hanno risposto. Che hanno fatto questi della commissione? Che hanno fatto? Ce lo devono dire. Brucchi la deve smettere di dire la verità. Non dice mai la verità, né in consiglio, su niente, basta, non ne possiamo più.
Si torna a parlare del licenziamento alla Team del vice direttore tecnico Roberto Liberatore. Abbiamo sentito l'amministratore delegato Ranalli che dice: abbiamo chiesto tanto ai nostri dirigenti per migliorare il servizio, ma quando qualcuno non adempie puntualmente ai suoi compiti e le mancanze si protraggono per un intero anno, qualcosa va fatto. Ascoltiamo. Era tutta colpa del vice direttore licenziato, quello che non va bene nella Team? No, allora io rimango dell'idea. C'era un vecchio detto che dice: il pesce puzza dalla testa. Nel corso degli anni abbiamo cercato di creare sempre un trend di miglioramento alla società. Abbiamo chiesto tanto ai nostri dirigenti, perché tanto devono fare. Quando dei soggetti ai quali si demanda la gestione di un servizio non adempiono puntualmente alle loro attività, e vi sono dati certi di questo, quando nel corso di un periodo abbastanza lungo, campionamento di un anno, se in un anno non funzioni, qualcosa va fatto. E lì però continuerà il braccio di ferro. Su che cosa? Su questo licenziamento, perché già ce n'era stato uno. Vede, l'onere di un amministratore è quello di valutare se delle scelte vanno compiute. È chiaro che prima di fare e assumere decisioni di questo tipo vengono ponderate con estrema enorme attenzione. Ritengo che se la lettera di licenziamento è stata firmata come lo è stata dall'intero CDA, vuol dire che evidentemente non soltanto era stata analizzata la problematica, ma si è anche deciso di assumere dei provvedimenti di tale entità. La Regione Abruzzo ha firmato una convenzione con il Corpo Forestale dello Stato per utilizzare un elicottero dello stesso corpo per la lotta agli incendi boschivi. Vediamo. Nell'ambito del programma delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, la Giunta regionale, su proposta del sottosegretario con delega alla Protezione Civile Mario Mazzocca, ha approvato il provvedimento contenente lo schema di convenzione tra la Regione Abruzzo e il Corpo Forestale dello Stato per l'utilizzo di un elicottero della Forestale per le attività di lotta agli incendi boschivi, protezione civile e monitoraggio ambientale. L'AIB dell'incendio boschivo per noi, per l'Abruzzo, rappresenta un comparto molto importante dell'attività di prevenzione e protezione civile. E c'è stata questa innovazione, questa novità, questo brevetto che è endogeno proprio abruzzese dell'Elfo, questo mezzo che si riesce a organizzare da solo sostanzialmente nell'ambito di questo tipo di attività. L'abbiamo consegnato, uno per ogni territorio provinciale, a delle associazioni di volontariato che possano rappresentare in maniera integrata questo territorio, quindi l'attività che si svolgerà nel campo dell'antincendio boschivo. E c'è stato questo primo corso realizzato qui nella sede della Forestale, grazie anche al Corpo Forestale che ha saputo esprimere un po' tutta la sua esperienza storica, decennale, ultradecennale, secolare in questo campo, ed è un'attività che va a completare la parte infrastrutturale su cui noi eravamo stati immediati qualche mese fa. Possiamo dire che con questo mezzo l'ambiente è più sicuro? I boschi sono più sicuri in Abruzzo dagli incendi boschivi? Beh sì, sicuramente abbiamo uno strumento in più, uno strumento importante devo dire, perché l'Elfo riesce ad arrivare in punti in cui altri mezzi non riescono ad arrivare, e la sola attività umana non può essere utile più di tanto. Ancora su questo tema della difesa ambientale, Regione e CNA propongono una task force contro l'inquinamento fluviale. L'obiettivo è quello di coinvolgere anche i comuni i cui territori ricadono sulle aste fluviali abruzzesi. Servizio. Una task force che coinvolga la Polizia Municipale dei comuni che si affacciano sulle aste fluviali della Regione e gli uffici tecnici degli stessi comuni, così da avere una mappatura certa del numero e della localizzazione delle fosse IMOF, che rappresentano una delle maggiori cause di inquinamento dei fiumi e quindi delle acque del mare. La proposta è stata lanciata dal presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso durante un incontro con il segretario regionale della CNA Balneatori Cristiano Tomei. Nei prossimi giorni si comincerà con la convocazione dei comuni dell'asta fluviale del Pescara.
Ad oggi, ha spiegato D'Alfonso, molte amministrazioni comunali, soprattutto quelle dei centri più piccoli, non hanno neppure idea di quante fosse IMOF siano presenti sui propri territori per una serie di circostanze che si trascinano da decenni. E questo crea di conseguenza enormi problemi sulla loro gestione corretta, con gli interventi previsti dalla legge che spesso non vengono eseguiti. Per D'Alfonso, inoltre, è indispensabile coinvolgere in questa iniziativa anche gli ordini e i collegi professionali, affinché nei progetti di nuovi edifici in zone rurali si adottino, ha aggiunto il Presidente, tutti gli accorgimenti possibili per evitare la costruzione di fosse IMOF, privilegiando interventi volti al collegamento con i collettori fognari. Per la lotta all'inquinamento la Regione ha appaltato recentemente interventi per 46 milioni di euro sugli impianti di depurazione, mentre nel Masterplan è previsto un ulteriore stanziamento di 200 milioni di euro. E l'imprenditore Manuel Carlo Pantalone, nuovo coordinatore di Italia Unica nella città di Chieti. Ad annunciarlo è il coordinatore regionale del partito di Corrado Passera, Renato Ranieri. Vediamo il servizio. Italia Unica, il nuovo soggetto politico di Passera, approda anche in Abruzzo, approda a Chieti, con Manuel Pantalone. Con quali prospettive? Allora sì, sono stato nominato come coordinatore cittadino a Chieti del partito Italia Unica. Innanzitutto mi preme dire che abbiamo logiche diverse dai classici partiti, il nostro è un contenitore di idee e soprattutto è un contenitore che basa le sue radici sui valori del civismo e su quei valori moderati che da sempre ci rappresentano. Inoltre a livello nazionale abbiamo un programma di soluzioni organizzato in aree tematiche, frutto del lavoro di una squadra di professionisti che ha elaborato proposte puntuali, verificate e verificabili nei numeri e negli effetti che intendono produrre. Per quanto riguarda la nostra città, per quanto riguarda Chieti appunto, c'è da dire che dobbiamo a mio avviso ripartire dalle nostre gloriose origini, la nostra città che precede la nascita di Roma, e credo che forse l'aspetto storico, culturale, potremmo sicuramente valorizzarlo meglio. Tornando al nostro coordinamento cittadino, ti annuncio che stiamo chiaramente allestendo una squadra che vi andremo a presentare nelle prossime settimane, che presenteremo alla cittadinanza tutta nel corso delle prossime settimane. Lei è molto giovane, un appello anche a forze che finora non si sono mai espresse compiutamente in politica. Certo, io credo che bisogna assolutamente riavvicinare i giovani alla politica cercando di combattere tutte le forze, chiaramente quelli che sono purtroppo movimenti nati negli ultimi tempi che molto spesso fanno della demagogia e del populismo la propria ragion d'essere. Noi siamo qualcosa di diverso, noi cerchiamo di usare la testa, cerchiamo di fare proposte, abbiamo una grande forza propulsiva che è data dalla programmazione e anche da un delineamento di quelle che sono delle priorità programmatiche per il territorio. Per gli enti strumentali della Regione Abruzzo si va verso la patrimonializzazione, previsto anche un contratto che regoli il rapporto tra la stessa Regione e Abruzzo Engineering, il servizio. Una norma regionale per la patrimonializzazione di tutti gli enti strumentali e la sottoscrizione di un contratto di servizio che regoli puntualmente il rapporto tra la Regione e Abruzzo Engineering. Sono i punti principali toccati nel corso della riunione che si è svolta a Pescara, convocata per fare il punto sulla situazione della società in house. Nell'incontro è stato illustrato al Presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, il lavoro fin qui svolto dagli esperti incaricati di seguire le procedure per l'uscita di Abruzzo Engineering dalla fase di liquidazione. Il PUL ha effettuato una puntuale disamina della situazione economica e finanziaria della società e ha predisposto uno schema di contratto di servizio che regolerà i rapporti tra Regione e società in-house providing, regolamentando obblighi, responsabilità e sistemi per l'idonea valutazione dei costi-benefici dei prossimi affidamenti. D'Alfonso ha chiesto che Abruzzo Engineering, oltre ai servizi che attualmente svolge nel settore pubblico, tra gli altri nel settore dell'ambiente, dell'energia e del controllo delle caldaie, sia messa in condizione di poter operare anche nel libero mercato, così da aumentarne la redditività. Lo scrittore sloveno Drago Jankar è il vincitore della 20ª edizione del premio Ignazio Silone. Lo scrittore è stato ricevuto in Regione all'Aquila dal Presidente del Consiglio regionale. Vediamo.
Incontro all'Aquila, all'emiciclo, tra il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, il consigliere regionale Maurizio Di Nicola e il vincitore della 20ª edizione del premio internazionale Ignazio Silone, lo scrittore sloveno Drago Jančar. Una giornata importante nella quale la Regione Abruzzo accoglie Drago Jančar, il premiato della 20ª edizione del premio internazionale Silone, uno scrittore, un saggista, un drammaturgo che in qualche modo con le sue opere ripercorre gli stessi temi etici e gli stessi temi di libertà, di giustizia, di verità che furono propri di Ignazio Silone. C'è stata l'unanimità della giuria sulla scelta di Drago Jančar. Ci fa piacere che abbia voluto raccogliere l'invito a venire qui in Abruzzo, sarà un'occasione per far conoscere allo scrittore l'Abruzzo e per far sì che attraverso questo scrittore, che è in una fase di grande importanza culturale internazionale ed europea, anche l'Abruzzo e Silone possano essere conosciuti nei circoli letterari della migliore Europa. Questa volta, quest'anno, la Regione ha voluto fortemente dare il giusto risalto e la dimensione giusta a questo premio internazionale, quindi diventa un premio ambitissimo di livello internazionale, questo parallelismo tra i romanzi di Ignazio Silone e i romanzi di Jančar, il sentimento, la passione, il raccontare la vita comune dell'uomo che appartiene a tutti e quindi non è condizionata da nessun pensiero particolare esterno a ciò che è la vita del cittadino, quindi la vita degli ultimi, ciò che predica anche Papa Francesco, lo ritroviamo in questo straordinario scrittore che è Drago Jančar, premio internazionale 20ª edizione Ignazio Silone. In attesa di decidere se accettare o meno la proposta di contratto recapitata dal presidente Campitelli, un triennale a cifre sensibilmente minori rispetto a quelle attuali, Vincenzo Vivarini prepara gli ultimi 90 minuti della stagione in casa del Pontedera, fischio d'inizio domenica alle ore 18. Quella del Mannucci sarà l'ultima apparizione in bianco e rosso per diversi elementi dell'attuale rosa. Rischia di andare via anche Cruciani. Il giocatore è in prestito dal Benevento e per il momento non ha avuto nessun contatto con la dirigenza del Teramo per trattare l'eventuale conferma. Ascoltiamolo. Ma dal punto di vista di squadra, come ho già detto tante altre volte, sicuramente potevamo fare di più. Però io ci tengo tantissimo a fare complimenti ai miei compagni perché ho trovato, nonostante quello che hanno passato, un gran gruppo, un gruppo veramente unito, un gruppo veramente che ci teneva a fare bene, perché venendo dall'altro girone avevo sotto gli occhi il Catania, fatti capire, no? Che adesso si ritrova, che è la stessa situazione del Teramo, si ritrova a fare i play-out. Quindi ho trovato un gruppo veramente che unito, un gruppo che voleva fare bene, un gruppo che ci ha sempre tenuto nel lavorare bene e cercare di dare il massimo sempre, cosa che abbiamo sempre fatto. Purtroppo non, in tante occasioni magari siamo venuti a meno, ma non perché non volevamo, perché è calcio. Perché comunque tante volte paghi qualcosa in genità, tante volte paghi piccoli errori che sicuramente se non avessimo fatti stavamo parlando d'altro. E a livello personale, ma penso che si può sempre dare di più, no? Perché comunque è la verità questa, però penso di aver dato sempre ogni partita, sempre dato tutto, e vale lo stesso discorso di squadra. Poi posso dare, magari in qualche partita può essere di meno, qualche partita è andata meglio, però penso che si deve dare sempre tutto. No, no, purtroppo, dico la verità, il presidente l'ho visto poco e niente, anzi quasi mai. Non so, sicuramente per problemi legati a quello che noi sappiamo, quindi io non ho parlato né con, non sento dire che sono scelto un direttore, ma io non ho mai parlato con nessuno. Io devo fare riferimento alla mia società che è il Benevento. Ripeto, ho sempre detto e ho sempre, non ho nulla, anzi, mi venisse chiesto, ne parlerei volentieri.
Parliamo adesso di basket, servirà gara 3 per decidere chi tra Campri e Amatori Pescara accederà al turno successivo dei playoff di Serie B di basket. Ieri sera i pescaresi si sono aggiudicati nettamente gara 2 con il finale di 8-6-5-5 e hanno rimesso in parità la serie. Domenica prossima alle 18 il Pala Borgognoni, ci sarà la bella sulla gara di ieri sera, seguiamo questo servizio. Tra Campri e Amatori Pescara si va alla bella. In gara 2, netta vittoria dell'Amatori, che ha riportato le sorti in parità, rimandando il verdetto del superamento del quarto di finale, playoff, a domenica alle ore 18 sul campo del Campri. Un successo pesante quello ottenuto dalla formazione pescarese, nel punteggio e nei contenuti, in una gara giocata davanti a oltre 1000 appassionati, in buona parte ospiti, che hanno reso vivace anche il clima sugli spalti. A differenza di quanto accaduto domenica scorsa in gara 1, questa volta i pescaresi sono riusciti a rimanere concentrati per tutta la gara. L'equilibrio è durato per metà gara, poi il graduale vantaggio pescarese, reso sempre più consistente anche dal vistoso calo finale accusato dai farnesi che hanno faticato nell'ultima frazione. L'Amatori parte con una buona determinazione, soprattutto in difesa, e nei primi minuti mette in difficoltà gli avversari. Pepe suona la carica e al settimo si è già sul 15-4. Campri però varia la difesa e, marcando in modo molto asfissiante, prova a ricucire il passivo, ma non basta. Si va al riposo sul 38-27. Un grande Raiola orchestra il gioco e porta punti nella terza frazione, interamente condotte dai locali, che ritrovano anche i punti di Pepe. Locali che allungano decisamente nel punteggio. Il 60-44 di fine terzo quarto rappresenta il preludio a un'ultima frazione tutta pescarese, nella quale il vantaggio cresce significativamente sulla spinta di Pepe. Con gli ospiti in evidente calo fisico e senza Serroni uscito per falli, il divario si allarga a tal punto da convincere coach Salvemini a concedere il riposo a diversi titolari negli ultimi minuti di gara. Finisce così 86-55. La serie torna in parità. La qualificazione sarà decisa in gara 3 domenica prossima al Pala Borgognoni. Adesso parliamo di atletica. Le finali regionali dei campionati di studenteschi di atletica leggera che si sono svolti sulla pista dello stadio Adriatico Cornacchia di Pescara si è registrato il dominio delle scuole teramane di primo grado nelle gare cadetti 13-14 anni. La Zippiri Teramo a livello maschile e la D'Alessandro Teramo in ambito femminile si sono piazzate prime nelle classifiche di squadra e quindi qualificate per le finali nazionali nelle quali rappresenteranno l'Abruzzo. Tra i risultati individuali si segnala la vittoria di Federico Casciotti della D'Alessandro Teramo nel salto in lungo cadetti con la misura di 5,15 metri. Altri due primi posti individuali nelle gare cadetti sono arrivati da Rebecca Capone, da Alessandro Teramo, nel lancio del Vortex con la misura di 45,21 e dalla staffetta 4% cadette della D'Alessandro, composta da Noemi Leobruni, Rebecca Capone, Erika Soto e Gloria Flori, vincitrici con il tempo di 58,29. Nelle gare allievi dei 15-17 anni si è messa in luce ovviamente Gaia Sabatini del liceo delfico Montauti, che ha vinto con autorevolezza i 1000 metri con una prestazione per lei di ordinaria amministrazione seppur di elevato tasso tecnico, cioè con 3 minuti, 6 secondi, 64 centesimi. Bene sui 400 metri anche Sara Iachini, sempre del delfico Montauti Teramo, vincitrice con 1 minuto, 4 secondi e 12 centesimi. Questo era tutto, grazie per averci seguito, l'appuntamento per l'edizione delle 19:15. Buona serata.